Oggi. Allora, che cos'è Virgo? Virgo è un rivelatore di onde gravitazionali. Per un fisico è un interferometro di Michelson, cioè uno strumento inventato in realtà quasi 150 anni fa, da un fisico americano che prese il premio Nobel. Ed è uno strumento molto ingegnoso perché misura il tempo che un fascio laser impiega ad andare avanti e indietro lungo un tubo. Virgo ne ha due e quindi noi misuriamo la differenza di tempo che i due fasci laser impiegano ad andare e tornare lungo questi due tubi perpendicolari tra di loro. E questo serve per misurare appunto il passaggio di un'onda gravitazionale. Quel che ha fatto Virgo fino adesso è stato due cose fondamentali accadute nell'agosto del 2017. La prima cosa è vedere insieme a LIGO, insieme ai due LIGO, il passaggio di un'onda gravitazionale generata dalla collisione di due buchi neri, e questa è stata la prima volta che è stato un segnale rivelato su tre diversi interferometri, e poi per la prima volta l'osservazione di una onda gravitazionale emessa dalla fusione di due stelle di neutroni, che poi è praticamente il segnale che ha portato al premio Nobel pochi mesi dopo. Cosa celebriamo oggi? Dopo quell'agosto del 2017, tutti gli interferometri, sia noi che LIGO, ci siamo fermati, non per un periodo di riflessione, per un periodo di aggiornamento degli strumenti, di potenziamento, e oggi termina questo periodo di potenziamento e ricomincia il periodo di osservazione, che dovrebbe durare, che durerà, anzi scusi, un anno preciso, quindi si concluderà il 1° aprile del 2020, e speriamo fortemente che nell'ultima parte si riesca ad unire anche l'interferometro giapponese Kagra, in modo che avremo quattro osservatori in funzione. Virgo è l'antenna, sì. Unica al mondo, ce ne sono altre? Virgo ce ne sono altre due in questo momento negli Stati Uniti, che si chiamano LIGO, uno nello stato della Louisiana e l'altro nello stato di Washington, ed è in fase di messa a punto la quarta antenna, che è appunto quella giapponese, che è però un tipo particolare perché è sottoterra, altri dettagli tecnici. Se dovessimo fare un po' una cosa fantascientifica di vedere un futuro prossimo. Un futuro prossimo, ci sono dei programmi per degli sviluppi ulteriori da installare qui su questo stesso rivelatore, che dovrebbero riuscire ad aumentare la distanza. Noi misuriamo la bontà di questi rivelatori in base alla distanza a cui riescono a guardare, ad osservare un certo tipo di segnale, che è appunto la collisione di due stelle di neutroni. Oggi noi siamo a 50 milioni di parsec, che vuol dire circa 160 milioni di anni luce, e nel prossimo futuro vorremmo riuscire ad arrivare ad un fattore 3, quindi a 500 milioni di anni luce lontani. Speriamo sempre, ma abbiamo aumentato la sensibilità di questo strumento parlofattore quasi 2. Allora, 2 vuol dire che aspettiamo 8 volte di più di buchi neri e di stelle di neutroni. La speranza sarà che, diciamo, ogni settimana, 10 giorni, avremo un evento, un nuovo evento. E dunque c'è un dovere difficile, però dico sempre che la scoperta era facile. Oggi dobbiamo lavorare per un anno in continuo e aspettiamo dei eventi su eventi su eventi, e sarà la statistica che spiegherà la struttura dell'universo, come la cosmologia. Queste cose saranno molto interessanti. Abbiamo passato oltre la scoperta allo studio dell'universo, veramente. Allora,
fare funzionare questo strumento per un anno in continuo, ripeto, non è facile. Non è facile, dobbiamo essere sempre come si dice, non so. Allerta, attenti. Allerti, esattamente. Noi pensiamo, abbiamo fatto dei prove, abbiamo cambiato l'organizzazione, pensiamo che sarà un lavoro che sarà possibile. Per lei è un giorno di festa comunque, sì, anche per tutta Virgo e per tutti gli interferometri. Per tutto il mondo, perché anche i nostri colleghi americani, e sapete che in questo progetto è globale all'inizio, perché abbiamo bisogno di tre rivelatori per vedere qualche cosa nel cielo. Facciamo la triangolazione per vedere una ragione piccola al cielo, abbiamo bisogno di tre. Dunque siamo uniti per le cose, dunque siamo molto, molto felici. E aspettiamo anche dei colleghi giapponesi, il fine dell'anno o l'inizio dell'anno prossimo. Con il nuovo interferometro giapponese? Sì, il interferometro giapponese che si chiama. Che avrà una sensibilità maggiore rispetto a Virgo? No, non per cominciare, no. E pensiamo che saranno sempre un po' in ritardo, ma è molto importante, nuove tecnologie. Dunque, quando avete 4 e non 3, è ancora la sensibilità sarà aumentata in generale.